anni, vai che va via sto coso. Su. Lala. Uno, pensano altre due, tre crocchi al massimo e va via questo, dai. Tre. E a casetta. E a casetta. Vabbè, e a posto, siamo divini. Qua. Mi salvava per sicurezza. Dallis, a tutta la gente che abbiamo squartato. No, non l'abbiamo squartata Dallis, è vero, lei c'era all'inizio e basta. Reliable to the point of being predictable. You came to the wellspring. I followed. Sono venuto alla fonte, ti ho seguito. Ah, ma quindi questa donna ci vuole fare secco. Stiamo parlando tutti insieme, tra l'altro. The Lady Vengeance is, after all, my ship. And now here we all are. It is time, mistress. Mistress. She gives you a long and steady look, as if it is the last time you shall see each other for the rest of eternity. Then she dips her chin in acknowledgement. You are almost her equal. Yes, Vredeman. Vredeman. It is time. C'hanno una marea di vita, una marea di armor, una marea di armor magica anche. Like a divining rod to water, it seeks the wellspring and finds it. The device hums to life. Oh boy, ma ce l'ha rotto. Possiamo più essere divinities. We are done. Abbiamo finito, signora. Questa ha sparato una schioppettata. Ci ha rotto il meccanismo per diventare divinities. And so too, Godwoken, are you. Soon you shall be little more than relics of a bygone time. And abbiamo riccato vita. No. Goodbye. Bye bye. Non ci ha ucciso. Ok, già quello è un buon passo in avanti. Che sta succedendo? Oh boy, ma qua è tutto devastato. Potrebbe essere un'idea furba, sì, in effetti. Proviamo ad andarcene, vediamo un po'. Già, cavolo, quindi è andato tutto in fuffa. Relief, disappointment, confusion, anything but the rage that wells up from deep within you. The rage grows, burning hotter than the volcano itself, tearing at you, seeking to overpower your senses. The red mist wants to descend. The red mist feels like it does not belong to you. The red mist feels alive. And it wants you. A familiar figure materializes before you. A copy of yourself, enraged. Sono copie di noi stessi arrabbiate con l'attività fase B. It opens its mouth. Una sagoma familiare si materializza davanti a te, una tua copia infuriata, la tua stessa faccia divisa con furia sprezzante, apre la bocca. E il tuo furioso dio comincia a parlare. I called a hero from the chaff. I called him here to me. I called a hero. Lui ci libererà. Zorl stessa ci sta tradendo, quindi. Hear and heed my call, my love. What? Zorl stessa ci sta tradendo, cosa? Hear and heed my call, my love. Stiamo scherziamo, stiamo. You are mine, you are my own. Your life belongs to me. You are. She gives you a look of the deepest, darkest contempt. Cliccato per errore. My mistake. My bad. I saved you. I guided you. I blessed you. I built you into what you are. I made you. I asked much of you, but I gave you everything you needed to reach your goal. Pure mi hai deluso, ma manco fosse stata colpa nostra. Soprattutto, cos'è questa eruzione lavica che deve fare dei turni? Now I must do the job for which you were made. Adesso ti scanno, Zorl stessa, bastarda traditrice. Ma come cavolo? Ma perché? Ma questa ce la siamo tenuta tipo in petto per tutto il gioco. Ma che sta succedendo? Devo esercitare ciò che è rimasto del mio potere e diventare l'unico dio, salvatore delle razze e signore del Rivelon. Stiamo scherziamo. Il tuo corpo e la tua anima. Non l'ho chiesto, ma... O meglio, non mi sacrificherò per te, cara mia.
Ti ho dato la vita, non è vero che mi hai dato la vita, no? Mi hai dato il potere. Ora lo porto via. Ok. Noi vediamo. Incarnazione di Ralik. Pressa al fuoco basso. Pressa all'acqua bassa. Pressa all'acqua questo fuoco basso. Fuoco meno 10, vabbè, conviene fuoco, insomma, meno male. Io c'ho sto pagliaccio davanti e lo faccio fuori. Che devo fare? C'ho il pagliacciaronis qua davanti, proprio dritto per dritto così. Mi sembra propriamente il caso. Tra l'altro, non avendo riposato, non posso tirarmi il serafino, che è molto male. Però mi tocca pure fare un passo in avanti e buttare un punto azione. Ma mi avete devasto. Ti distruggo, amico mio. L'ultimo punto non si permette. E poi avrei... ah vabbè, Shield Glare non lo posso fare, è vero, perché non c'ho più questo. Bello Shield Glare comunque sia, sì, bella roba, che fa blind, burning e fa pure un bel po' di danni da fuoco. Forse è l'unica spell veramente figa di spada e scudo, cioè dello scudo specificatamente. Ullala. No. No, non buono. Non buono questo. Lo posso spietrificare il nano in qualche modo? Facci sua. Devo spietrificare il nano io. Ah, ma questa è squishissima. C'ha fuoco meno 5. Vai, vai. Evoca il tuo affarino. Facile proprio, ti devasto, amica mia. Ti distruggo. Ma non posso farlo neanche con lui, cavolo. Vabbè, camminiamo fino a qua. Non mi frega niente. Allora, facciamo uno. Non voglio capire queste eruzioni. Cosa, what? Cosa fanno e da dove vengono? Ma credo che lo scopriremo presto. Scrocchiato brutto. Ah beh, cadono delle palle di fuoco in giro a random. Ok, niente di troppo. E cascano in testa al nano? Manco a scherzare proprio. Manco per scherzetto. Ma soprattutto perché lui non c'ha blood presence attiva? Perché tutto ciò? Non c'è bisogno che lo pizzo. Botto. Ma non era what? Ma non era bloccato lui? Guarda Frikibus. Vabbè, tanto muore il prossimo turno. Non è che cambia niente, però. Cavolo. Bene. Molto bene. Ralik, se vediamo quando ci siamo visti. No, vabbè, il nano non riesce a fare neanche un turno. Me l'ha bloccato per 50. Oh boy. Per 50 turni me l'ha bloccato, dannazione. Okay.
57 di totem, darci l'osso. Il quarto di totem. Ok, uccelletto. Quasi non conviene. Abbiamo due schiaffetti normali. Poi che botta, ragazzi. Cos'era questo? Era armatura reattiva, ha fatto tutti quei danni con armatura reattiva, ma veramente? Questo intanto lo mandiamo a casetta. Poi diamo una curata al nostro amico qua. Ne vediamo pure un'altra, poi diventiamo serafini della morte. E poi ti scrocchio, brutto. Brutto, brutto. Vabbè, qui continua a devastarsi il posto. Io credo che ce ne dobbiamo andare quanto prima. Facciamo una fine di super merda. Un po' di crocche, va. Ah, mi sa che non mi posso muovere. Non posso proprio fare nulla questo turno qua. Lascia pure la lava per terra, quindi addirittura non abbiamo più dopo. Ah, fammi guardare un po' come facciamo a uscire da qua. Fammi trovare una via di fuga. Ci sarà una via di fuga qua, più che altro mi viene. Sembrerebbe di no. Però magari uccidiamo questi e poi fughiamo? Non saprei. Boh. Vabbè, comunque. Guarda quella merda di nano dove è andato. Questa, vabbè, Zorro stessa la facciamo fuori facile facile e rapida. Se non mi uccide cosa magari. Basta danni. Stop dei danni. Aiuto. Diventa pericoloso. Devo farla fuori quanto prima, questa sto perdendo un sacco di tempo a cercare di ucciderla. Queste qua, quelle speciali, diciamo, sono più corte come raggio. Comincia a piovere roba ovunque, ci dobbiamo spicciare, sennò fanno la pinaccia. Adesso andiamo anche a mettere pressure. Pressure. Dai, serafiniamocela via, ce la serafiniamo qua. Poi gli diamo barabim barabum. Dicevo barabim barabum. Arrivederci. I am the last. I am the one.
è diventato un affare grosso. Non finisce qua, eh. Tocca camminacce proprio. Ma che devo fare? Gli do una crocca. Non è tanto forte quel tasto coso. A meno che non fa spell particolare, falcata del titano. Bellissima l'animazione. Che botte! Che botte da Orbi, raga! Wow! Ok, va bene. Ce la facciamo. 1, 2. Vediamo un po' di crocchine. Ma vedo che fa anche molti turni. Ok. Ovviamente è immune. Esamina. Ardente mi sa non può diventarci invisibile quando è ardente. O forse appena arriva il turno suo si prende il tick e ritorna visibile, mi sa. Qualcosa del genere. Ah, Principe Rosso ha resistito alla morte, così. Mezzo secondo che sono arrivato qua in zona. Ok. Fallo forte. Ha fatto quei due turni uno appresso all'altro. Ci ha devastati comunque. Eccolo qua. Così mi piace, Ivan. Bravo, dagli una croccona. Dagliene un'altra e mettiamolo in ginocchio una volta per tutte. A casa, boy. The Titan lies in pieces before you. Il loot. The god controlling it is dead by your hand. Dio che lo controllava è morto per mano tua. Abbiamo appena ucciso Zoro stesso. Una voce riecheggia nella tua mente. Esatto, Malady. Save us, Malady. Ma prima di fare qualsiasi cosa, io identifica. È una lancia, credo a due mani questa. Destrezza ci vuole, vabbè, niente. Diamola all'ose momentaneamente. Identifica. Bello pure questo. Per colpire le spalle, colpendo le spalle il nemico infliggerai danni critici. Bello pure questo. Identifica. Vabbè. Numero. What? Ah, perché era. What? Che cazzo? No, che sta facendo questo imbecille? Dove dobbiamo andare noi, dunque? Il titano va ancora lootato, direi. Questo lo diamo al principe. Lingue di fuoco. Si proteggono attaccando immediatamente i nemici che si avvicinano. Principe rosso, danno fisico. Ok, dobbiamo andarcene da qui.
Raggiungi il segnale di Malady per fuggire. Beh, non posso lasciare Nanoman così. Mi sembra una pazzia lasciare Nanoman così. Nanoman lo mandiamo qua su. Adesso comincia a prendere fiamme tutto. Le fiamme di tutto ovunque. Ce la possiamo fare, ragazzi. Scappe. Speriamo che non colpiscano il nano, perché il nano mi si è messo proprio male, bestia. Bestia. Date una curata, zio mio. Poi vai verso questo. Ok, va bene. Ok. Non tutto è perduto, no? Adesso fai questo. Mettimelo già lì, ma così almeno, eh? Così almeno non sta a posto. Ci dobbiamo spicciare. Gli altri due possono saltare, per cui dovremmo stare tranquilli. E se non è vero, non stiamo né tranquilli né sereni. Bisogna fare extra attenzione, che se questi toccano la lava sono iper morti. Vai Lose, sei la prima. Ah, bastava che lo pigiava uno. Vabbè, allora ditelo. Eccola quella gran merda umana. Ah no, questa era Malady, non era una merda umana. Era una bestia diversa. L'avevo riconosciuta. Era Malady che ho salvato. Chissà Dallis lì che fine avrà fatto. L'isola l'abbiamo fatta affondare completamente. Snort. I guess when I said never again, I really meant once or twice more. Okay. 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 Hall of Echoes once more. Or home away from home. Ci è mancato davvero poco, grazie Malady. Close indeed. You almost became a god, and instead you're still you. At least you managed to murder one of the seven. Quite the spectacle. I've never seen anything so. Let's talk about this later. I need to rest. We've still one big jump to go, but. Okay. Un grande salto. She casts her gaze around, taking in the streaming bluish ether. She breathes a deep, ragged breath. At least it's quite beautiful here. Non saprei perché non riesco a vedere, amica, però facciamo che sì. I'm going to take a rest, sort myself out. I suggest you do the same. Speak to the ship if you need me. She'll know where to find me. This may be your last bit of respite before the storm blows in again, Godwoken. Enjoy it. You deserve that much. L'unica cosa mi dispiace è che in realtà avevamo fatto praticamente tutto di là sull'isola, però mancava forse qualcosina e c'era qualche missioncina che avrei voluto fare aggiuntiva, tipo quella di quel tizio delle ombre, non mi ricordo. Comunque vabbè, quando lo vorrai parla con la Polena. Abbiamo combattuto nell'arena del prescelto, ma sono apparsi Dallis e Vredeman e hanno rubato i poteri dell'origine della sorgente. Devono essere fermati. Per fermare il Dio Re dobbiamo trovare Dallis e recuperare i poteri della divinità. Sono stato attaccato da Dallis al posto dell'ascensione. Ha usato l'Eteran per epurare l'origine della sorgente. Bastarda Dallis. Signori, stavo vedendo che come... In effetti è figo sto posto. Direi che per questa settimana ci siamo.
con le puntate, perché vedo che stiamo in addirittura d'arrivo per gli ultimi 30 minuti di puntata, e quindi quale momento migliore se non questo per... però bisognerebbe parlare con Sir Lora. Parliamo al volo con Sir Lora, ma sì. Prima vediamo che dice Sir Lora, sono curioso. Sometimes his fingers curl as if he's forgotten that Crocus's fur is long gone. Don't cry. We got out. We made it. We are safe. They can't get us here. Non possono prenderci qua, non portarci. The knights will never hurt us again, Crocus. I promise. Rido e gli dico che sono già, che è già al sicuro, io sono il suo scudo. Sir Laura pauses, his whiskers wiggling in consideration of what you've said. Quercus, after all the shield has done, do you think it's time? Il momento, momento, yes. Per cosa, oh? Yes, I think so too. The story belongs. Scudo merita di sapere. What? And by now the shield deserves to know the truth. The squirrel looks up and meets your eyes for the first time. Small shining beads take you in. We have traveled some time together, Shield. Sì, tipo tutto il gioco, caro Sir Lora, dal primo momento. It lost heart. My research, so much of it has led to naught. At times I fear I am no closer to stopping the acorn than when I started. But you have been relentless. When I felt I might falter, you sallied forward. You and Quercus have given me strength when mine waned. Mm. You deserve to know. Sì, voglio sapere. The reason I know so much about the Knights of Dre. The reason I... Io sono colui che ha bisogno di fermarli. Che cazzo sta dicendo? I was one. Facevo parte del loro ordine una volta, non ho colto della grande ghianda, ma quindi praticamente sono degli scoiattoli questi cosi. I saw dwarves tear down my forest, turning my home into weapons of war. I saw humans launching great orbs of fire into the homes of my friends. I saw lizards shackling the citizens of the land with harnesses and whips. The great acorn would stop you all for good. Stai parlando di genocidio? And what do you call the destruction of an entire forest and all its inhabitants? They call it progress. We call it genocide. The same as you. You reap what you sow. Isn't that right? At least that's what I thought then. I believed in the cause of the great acorn. I believed the Knights of Dre were righteous. But they proved themselves zealots. Zealots. Heartless. Zeloti senza cuore. He runs his paws along Quercus's bony head and scratches the space behind his ear. Quercus rattles a dry, contented purr. Hmm. Quercus was once a beautiful burnished orange, long of hair, green of eye, so soft of tread he could stalk through a thicket of dry thorns without disturbing. Qua hanno tradotto letteralmente, però ovviamente non è lunghi i capelli, ma è pelo lungo, non era un'arancia brunita, era di un colore arancio brunito, pelo lungo, occhi verdi, dal passo così vellutato che poteva passare attraverso un boschetto di spine secche senza disturbare nessuno. Foglie secche, magari. Was before the Knights of Dre decided, well, they decreed, they executed him. Mi dispiace. Squirrels alone shall reap the great acorn's blessings, they said. It's unnatural to associate with other species. No, ma perché hanno dovuto uccidere il micio? So they killed him. My friend. It was then I knew that they'd gone too far. It was then it took every last. Non ho aspettato che finisse di parlare. Then we ran.
I just wanted to find a safe den where we could hide together, but... The squirrel sits quietly for a moment, running his hand down the cat's spine. Quercus arches his back and flexes his claws. But Quercus said we could do more. He said we should push on. Quindi cosa bisogna fare? I'm going to undo what the knights have done. Ma che vuoi fare con sti cavalieri, zio mio? I will discover how to stop. Ce la faremo a fermare la grande ghianda, quindi. I will protect the creatures of this land. With Quercus at my side, with you at my side, I know I will not fail. Ok, va bene, ce la faremo. Quindi lui era parte della grande ghianda. Abbiamo scoperto qualcosa di nuovo a riguardo del nostro amico Ser Lora, però non ci ha detto niente di più. Beh, signori, quello che dicevo prima di andare a parlare col buon Ser Lora, è stato un piacere avervi qui questa settimana. Sono state le solite 6 puntatine, è successa un sacco di roba, siamo arrivati a un passo dal diventare divini, ma non ce l'abbiamo fatta ancora. Ci vediamo con le prossime puntate di Divinity. Io comunque vi parlo dal passato, ma se trovate il sondaggio nei commenti, sicuramente non sarà ancora chiuso, per decidere cosa giocare come prossimo gioco, quindi fatemi sapere nei commenti. Che altro dire? Nel sondaggio si possono anche aggiungere cose proposte. E dovete fare attenzione a sloggare e riloggare tipo con un profilo, perché di base vi dà il profilo mio, ma che cazzarone, ne so, è fatto strano, però insomma fate il vostro, perché altrimenti votate praticamente con il mio, con quello di qualcun altro, e non truccate i voti, mi raccomando. E quindi Dale, è tutto, è stato un piacere avervi qui, alla prossima, mi raccomando.